Era già dopo di anni che sentivo parlare del settore immobiliare da mio fratello che già lo praticava. Una volta terminati gli studi decisi di provarci. Non volevo il classico lavoro da ufficio, ma volevo un lavoro che fosse un qualcosa di dinamico. Volevo provarci, volevo mettermi in gioco. Volevo un qualcosa che ogni giorno fosse diverso dal precedente. Così decisi di prendere il patentino quasi ormai 20 anni fa. Quando ci sono riuscito per me fu una grande gioia, ho dovuto affrontare tanta gavetta, tenermi sempre aggiornato costantemente, però oggi, forse più di allora, sono contento della scelta che ho fatto perché sto facendo il lavoro che più mi piace. Anche quando un cliente non compra o non affitta tramite me, mi piace essere ricordato come quell'agente immobiliare che ha fatto una buona impressione, che gli ha dato delle risposte chiare e precise a quei dubbi che forse attanagliavano e che forse tanti non sono riusciti a spiegargli. Anche perché un agente immobiliare nel corso della trattativa diventa quasi uno psicologo, diventa uno di famiglia sul quale sfogarsi. L'ho vissuto in prima persona quando ho comprato casa anch'io insieme alla mia famiglia, quindi essere tranquillizzati, avere la fiducia, saperla trasmettere alle persone in quello che è il percorso forse più difficile quasi di tutta una vita è quello che oggi mi piace davvero del mio mestiere. L'altro aspetto che oggi mi piace del mio settore è la tecnologia che si sta evolvendo rispetto, non dico a 20 anni fa, ma solamente a 10 anni fa. Oggi più di allora la tecnologia ci sta dando una grossa mano e l'essere evoluti e far parte di quelle agenzie che stanno provando a fare questo cambiamento, facendoci passare quasi come dei pionieri, è quello che mi piace. È una scoperta ogni giorno, tutte le innovazioni che ci sono, tutte le nuove start-up, e essere al passo significa dare anche un servizio qualificato e professionale ancora di più ai clienti che si mettono in contatto con noi. Quando alla fine di una visita il cliente mi chiede quanto tempo ha per dare una risposta, sia che parliamo di una vendita che di un affitto, so perfettamente che dietro quel pensare alla casa ci sono i sacrifici a volte anche di una vita, o le giovani coppie che stanno per uscire di casa e intraprendere un nuovo percorso. Pertanto da parte mia non troverai mai l'ansia di dover decidere. Vendere una casa alla quale si è legati affettivamente, che ti possono aver lasciato dei genitori, dei nonni, eccetera, merita tutto il tempo e il rispetto che necessitano.